Ravello, Costa Amalfitana 1300. Landolfo Rufolo, ricco mercante, ha l'ambizione di raddoppiare le sue ricchezze perché ciò che possedeva non lo accontentava. Per questo motivo decide di caricare la sua barca con tutti i suoi averi e di dirigersi verso il porto di Cipro. Attraccato al porto, si accorge però che numerosi mercanti avevano avuto la sua stessa idea e di conseguenza avrebbe rischiato di perdere tutte le sue ricchezze. E per questo motivo, quindi, decide di darsela per pirateria. Compra una piccola barca e si dedica a furti e rapine. Dedicandosi alle azioni illegali, Landolfo riesce a recuperare tutto ciò che aveva perso, ma avendo rischiato di diventare povero, si tiene ciò che aveva guadagnato e riparte verso casa. Purtroppo, nel viaggio di ritorno si imbatte in una tempesta che lo costringe a fermarsi insieme a due cocche genovesi in un porto. E gli equipaggi delle navi, sapendo della ricchezza dell'uomo, lo derubano e lo legano nella loro barca. Fortuna vuole che una seconda tempesta distrugge le due barche genovesi e gli equipaggi, compreso Landolfo, sono costretti a naufragare in mare. Landolfo, spinto dalla forza di volontà, riesce a tenersi aggrappato ad una cassa e a causa delle forti correnti viene spinto verso le coste di Corfù, dove fortunatamente lo accoglie in modo casuale una donna che lo rivestirà e gli ridarà la forza, tra virgolette, di ritornare a casa. Ritornato a Ravello, ricontrolla le gemme che aveva dentro il suo sacco e si accorge che se avesse venduto ciò che era rimasto, avrebbe potuto raddoppiare le proprie ricchezze e ritornare l'uomo che era prima. E di conseguenza Randolfo Rufolo ritornò un uomo ricco e da lì in poi non praticò più il mestiere di mercante.